Avete avuto voi del comune l'allerta meteo, nel senso la protezione civile quando ha comunicato la gravità di questo problema? La risposta tecnicamente è mai. Non c'è mai stato un comunicato di gravità del problema, se è vero come è vero, questi sono i documenti, che il giorno 29 la prima allerta che arriva dalla protezione civile è una condizione di preallerta. E la protezione civile non ha mai allertato, non è mai passato dalla fase di preallerta alla fase di allerta o di quello che volete. Io ho i due bollettini del 29 e del 31 dicembre, quando la nevicata era già in corso, e sono soltanto condizioni di preallerta, ma lo trovate sul sito della protezione civile della regione Puglia. Se provate ad andarci nello storico, trovate tutti questi bollettini. Il giorno 3 sarebbe messo un altro bollettino per vento forte e mareggiate, immagino che le mareggiate non riguardino il comune di Canosa. Il problema è proprio questo. Ma sapete perché ho avuto necessità di incontrare la stampa oggi? Perché adesso che il problema si è risolto, in gran parte si è risolto, è importante che i canosini sappiano che il loro comune, la loro amministrazione, ha gestito, nelle difficoltà che poi si vorrà, vedremo, al meglio possibile questa emergenza, esclusivamente con le sue risorse, senza l'aiuto di nessuno, con una disparità enorme. Da una parte c'era un problema di 40 cm di neve e dall'altra c'era la protezione civile che ufficialmente ci vincola e ci dice che cosa possiamo e con chi lo possiamo fare, che parlava esclusivamente di preallerta. Ecco, ma quali sono state le disposizioni date alla protezione civile? La protezione civile non dà disposizioni, la protezione civile attiva i piani comunali di protezione civile in base al livello di attenzione che offre a considerare. Mi spiego, se c'è la preallerta noi facciamo certe cose, se dalla preallerta si passa all'allerta lo scenario è un altro. Nella preallerta ci si aspetta nevicate abbondanti, si dice fate attenzione, cominciamo a preparare. Se si passa dell'allerta si fa il COC, il centro operativo comunale, arriva la provincia o l'ANAS o addirittura l'esercito a dare una mano nei comuni che non sono più raggiungibili. Noi abbiamo avuto una condizione da allerta gestita praticamente come una preallerta. Per questo dico, il comune di Canosa ha attivato lo stesso di fatto tutte le funzioni del centro operativo comunale, quello che localmente si occupa di una, si dice perché è di una noia risolvibile, ma che poi risolvibile non è fino ad un certo punto, pur non avendo tutte quante le risorse. Cerchiamo di capirci. Se la protezione civile interviene perché crolla un muro, per alzare un muro soltanto, questo comune ha dal 2012 un piccolo bobcat che ha anche una pala davanti per fare la spalanella per tagliare l'erba ed una panna 4x4. Quello che ha il comune può bastare. Se nevica soprattutto quando il territorio di Canosa ma sono 10 cm di neve, beh, probabilmente basterà prendere un paio di trattori, spargisali, ci sarà poco da togliere. Ma quando dopo aver messo il sale la neve continua a cadere con chicchi che sembravano piccoli chicchi di grandine, e a quando a mettere sale che continuava a ricrescere sopra, e alla fine siamo arrivati a 40-50 cm in alcune zone, quella non è più una preallerta, quella è una condizione che il nostro singolo mezzo non può trattare. E allora all'interno del COC abbiamo della funzione di coordinamento comunale, abbiamo attivato di fatto il reclutamento delle forze locali, nel senso che abbiamo chiesto all'ARO di dare una mano, di ripulire le strade dalla neve, ed anche lì all'inizio non abbiamo avuto nessuna risposta perché l'interlocutore ARO non lo raggiungevamo al telefono. Abbiamo pagato, e probabilmente andrei in danno a qualcuno che avrebbe dovuto fare al nostro posto, trattoristi, si diceva, operatori, persone capaci di guidare macchine spalaneve per guidare sia la nostra di macchina che la loro. Abbiamo pagato persone che avevano i trattori con gli spargiconcini o spargisale per girare sulle strade. Io sento forte il bisogno di questo incontro per rendere noto alla cittadinanza tutto quello che è stato fatto, e do a vostra disposizione il foglio, il resoconto delle tre macchine spalaneve che passavano. Quindi c'erano tre macchine spalaneve, sì, e le spalizzate invece? Erano tre lo stesso. Quindi partivano dalle 6 del mattino, ma se qualcuno è uscito di casa in maniera incosciente, perché di fatto è un'emergenza, sta in casa, tra le altre cose. Ma non sono io a dirlo, è la legge dello Stato, la Gazzetta Ufficiale del 2002 e del 2003. Che cosa si fa in caso di lo scenario? Non sono io a gestirlo, cioè non sono io a definirlo. Quindi dalle 6 di mattina sino alle 18 di sera, 18 di giorno di sera. Quindi di continuo, quindi tutte le vie sono state. No, non tutte. Ecco, no, non è così. Vediamo quali sono stati i luoghi
di fronte ad un'emergenza si garantiscono i servizi di emergenza all'inizio. Noi abbiamo trattato sulla carta come se fosse una condizione da niente, qualcosa di veramente importante. Tant'è vero che qualcuno ha chiesto lo stato di calamità naturale. Beh, amici miei, delle due l'una: o è una condizione che prevede la richiesta e l'assecondamento da parte della regione di una calamità naturale, ma se così fosse, la calamità naturale è stata gestita con i mezzi del comune. O non è una calamità naturale quella che è capitata. Se qualcuno dice che ci vogliono 20 anni per rivedere questa cosa, tanto è stata abbondante e grave da far crollare i tetti degli ovili della Murgia attorno a noi, beh, evidentemente questa non è una passeggiata. È stata trattata con tutte le risorse locali possibili, visto che risorse da fuori, per la condizione di preallerta che c'era, non sono arrivate. La provincia non ha mandato niente sul comune di Canosa, non ha mandato nessuno pure sul comune di Canosa. La provincia ha dichiarato ai giornalisti, con un comunicato stampa, che la provincia aveva stanziato ben 110.000 euro per il territorio provinciale. Aveva a disposizione 5.000 euro soltanto per l'acquisto di sale, l'avrà fatto come il comune di Canosa. Per Canosa con un provvedimento di somma urgenza avrà trovato altro denaro, ma la provincia che è allertata come il comune di Canosa per comprare sale per soltanto 5.000 euro. Questo era quello che era nelle casse provinciali nel caso si fosse capitato un'emergenza del genere. Ha dovuto farlo, certamente, ma quello che ha fatto non l'ha fatto su questo territorio. Su questo territorio non c'è stata nessuna pala meccanica mandata dalla provincia a dare una mano. Voi l'avete chiesto? Certamente, state scherzando. Io sono stato in contatto costante, anzi, voglio ringraziare una serie di persone. Gli operai che con la febbre stavano ancora sulle macchine a girare la sera. Voglio ringraziare Clara Minerva, il prefetto, che si è sentita spessissimo con me, ho ancora le telefonate registrate come orario, e che mi ha detto chiaro e tondo: sindaco, ce la dovete fare con le vostre risorse, perché non possiamo andare oltre quello che stiamo facendo. Le nostre risorse sono un piccolo bobcat che abbiamo utilizzato, il reclutamento a pagamento di operai che sono venuti con la loro ruspa, c'era la ditta Ecolabic che si è messa a spalare e che poi ha buttato sale, i camion che andavano a comprare il sale, che il 1° gennaio le saline non vendevano sale se non in cambio di denaro, perché senza la somma urgenza non volevano neanche anticipare i soldi per 30 giorni, così c'era la legge, cioè di fronte ad un verbale di somma urgenza poi devi essere pagato entro 30 giorni. Ho chiesto al prefetto di intervenire alle saline perché ci dessero altro sale. Noi non produciamo sale. Questo è un comune a 150 metri sul livello del mare, una nevicata del genere non è usuale. È scritto nella richiesta di qualcuno alla regione, ci vorranno 20 anni per rivedere una cosa del genere. Ecco, molti dei nostri lettori hanno lamentato anche la non raccolta dei rifiuti, sì, che purtroppo ovviamente tra la neve e poi la plastica, insomma, e altri rifiuti, come mai? Perché la ditta, di fronte ad una cosa del genere, invocando lo stato di calamità naturale praticamente, un disagio comunque si è realizzato, non riusciva a raggiungere con le macchine la neve, con i panettoni di neve sui tetti delle macchine, le buste messe davanti alle case. È stato smaltito poco alla volta. Abbiamo insistito, io ho 3-4 verbali di vigili urbani con circa 150 fotografie verbali dove si vede l'immondizia sotto la neve, l'immondizia rimossa poco alla volta. Anche lì abbiamo documentato tutto quanto. Se ci saranno delle negligenze o delle inadempienze, le verificheremo e le perseguiremo. Però è vero pure che se c'è 50 cm di neve che copre l'immondizia, l'operaio che gira con i camion, è un problema dell'Ecolife, ma neanche del contratto che abbiamo con l'ARO, di cui Ecolife è rappresentazione locale, mettiamolo in questi termini. Se ci sono delle inadempienze o delle negligenze, le perseguiremo. Se avrebbero dovuto fare loro, abbiamo fatto noi, lo faremo in danno. A noi interessava, step by step, si dice, non togliere la casa di fronte o davanti al marciapiede del consigliere comunale che non viene mai in consiglio comunale e che si permette di dire, senza esserci nemmeno stato o senza aver spostato una virgola di quello che c'era, non avete fatto niente. Quelli sono i fogli di quello che abbiamo fatto. A me interessava, un passo alla volta, di fronte all'emergenza, rendere praticabili le vie che portano dagli ospedali agli altri ospedali, rendere praticabili le strade che stanno davanti alla caserma dei carabinieri, davanti alle farmacie all'inizio, davanti alle chiese all'inizio, la salita di via Corsica e di via Falcone all'inizio, mentre nevicava li avete visti gli spazzaneve che passavano e gli spargisale. Se la nevicata era così abbondante e la gente non era attrezzata, io ho visto decine di macchine con le ruote normali, senza catene, offrire spettacoli a dir poco
poco entusiasmanti, avventurarsi sulla neve, che cercavano di rimuovere ma che poi si impacchettava, che continuava a nevicare e col sale non si scioglieva nemmeno. L'emergenza, per definizione, non si può gestire come un'attività normale. L'emergenza è quello che ci dà la consapevolezza dell'incapacità a gestire. Se non sarebbe un'urgenza, ce la faremmo lo stesso. L'emergenza è quella che è troppo per le risorse che ho. In qualunque concezione sanitaria, urbanistica, emergenza è quello che mi chiede troppo e non posso far fronte alle mie risorse. Se ho tante risorse, l'emergenza diventa urgente perché ce la posso fare. Ma lo ripeto, noi abbiamo un solo Bobcat dal 2012, che è un mezzo piccolino che abbiamo utilizzato per far sparare la neve anche sulla via di Barletta, perché gli autobus e le ambulanze non riuscivano ad andare fuori dal paese e l'ANAS non era ancora arrivata. Anche per questo, morti da un ospedale all'altro non ce ne sono state. Una donna incinta che si è trovata a passare è stata soccorsa dal nostro ufficio tecnico. Grazie anche agli operatori emergenza radio che sono inseriti nella lista di protezione civile, abbiamo attivato, lo ripeto, formalmente, no, non siamo andati lì al palazzetto dello sport, abbiamo attivato qui il centro operativo comunale, sentendoci continuamente con la prefettura, interrompendo continuamente, attivando gli operatori emergenza radio che hanno fatto egregiamente loro, no, così come l'ufficio tecnico del comune, così come quegli operai pagati a giornata, saliti anche sui nostri mezzi, a prendersi 38,5 di febbre perché stavano dalla mattina alla sera a girare. Non è decoroso dire non avete fatto niente quando uno si è tornato a casa con la febbre a 39, non è corretto. Questa gente rischiava di prendersi la polmonite sui nostri mezzi perché gli altri stavano lì a guardare che cosa succedeva. L'emergenza vuol dire che tutti quanti ci alziamo le mani che abbiamo. Come il sindaco che coordina ma va ad alzare gli alberi da terra, anche i cittadini avrebbero potuto. Come succede in Trentino Alto Adige, vanno a prendere il sale al comune ma si puliscono loro lì davanti. Siamo famiglia, siamo partecipi della stessa collettività, con le stesse responsabilità a certi livelli. Io ho la responsabilità di far muovere la macchina così come è prescritto ed è indicato. L'abbiamo fatto più di quello che ci era stato richiesto, al di là di quello che era stato prescritto da una condizione di preallerta. Ecco, signor, ora in questo momento ci sono per la città poco a poco ghiaccio in alcuni punti. Sì. Cosa state continuando a dobbiamo aprire? dobbiamo rimuoverli perché potrebbero, non danno più problemi alla viabilità, non danno più problemi alle persone, ma dovete sapere che nella legislazione italiana quello non è il ghiaccio davanti a casa, quello è il rifiuto speciale, va raccolto con mezzi, trasportato su camion e smaltito in maniera speciale, perché contiene una quantità enorme di sale che è inquinante. Lo farà il comune, probabilmente lo stanno già facendo. O la farà fare come ieri sera in piazzetta, si stanno organizzando anche per questo, per garantire il massimo spazio allo spettacolo che non si poteva fare il giorno 1. Lo stiamo facendo e lo smaltiremo così come previsto. Il sale, il cloruro non inquinante, non crescono le piante dove c'è il sale, anzi la buttava il sale per terra per non far crescere più niente. Non si può usare il sale così, usiamo il sale, non si possono tagliare neanche gli alberi. Voglio dire, tutto va usato così come deve essere usato. E va rimosso così come deve essere rimosso. Lo farà probabilmente l'Aro, lo faremo noi, dicendo all'Aro poi l'abbiamo fatto noi per tuo conto, ma deve essere rimosso. Grazie sindaco. Ma dovere da parte mia. E dovere fare, finire nella polemica quando è gratuita e fine a se stessa, non serve a niente. A me piacerebbe trovare tanto quelli che hanno scritto sui social network insulti che stanno già perseguiti dalla Polizia di Stato, naturalmente, perché non c'è. O mi piacerebbe parlare con coloro che nel caldo delle loro case sono stati premi soltanto a vedere se nella periferia del paese, infischiandosene dei grandi delle strade dove ci sono condomini con 150 persone, se condomini a schiera, ci siamo andati prima degli altri. E vero, abbiamo soltanto delle priorità. Ma quando le risorse che sono quelle, non sono venuto a casa sua a togliere la neve da mettere sul marciapiede, perché c'era il condominio più grande in quel momento, o la strada che portava alla maggior parte delle abitazioni canosine, circa 10.000 abitanti sulla 167, e gli fa ancora la priorità. Quella l'abbiamo fatta prima di Corso Garibaldi, è vero, davanti alla scuola Mazzini c'era più neve e per più tempo di quanto ce ne fosse stata su via Falcone. Ma abita meno gente lì attorno, ce ne abita di più di là, dall'altra parte. Quando le risorse sono poche, io devo usarle secondo un criterio di priorità, e priorità non è dove sto io, sta anche il mio deretano comodo e gli altri non mi interessano. Siamo una collettività e come collettività ci dobbiamo muovere, non come singoli. Grazie. Grazie a voi, grazie per il tema della pubblica.